Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Allora, oggi vi vado a presentare il telefono cellulare. Allora, in questione abbiamo due accessori, cioè, mi spiego meglio, sono delle componentistiche per il telefono, in sé per sé sono dei piccoli oggettini per poter smontare il telefono. In questo caso il telefono stiamo parlando di un Samsung Galaxy Note 4, che purtroppo ragazzi questo dispositivo non mi funziona più. Questo telefono cellulare l'ho acquistato ben 3-4 anni fa e purtroppo ragazzi, dopo i 4 anni, dopo aver passato i 4 anni, purtroppo ragazzi non mi ha più funzionato. Io mi ci sono chiesto, ma che cos'è che potrebbe essere la causa di questo malfunzionamento del mio telefono cellulare? Avevo sempre pensato l'uscita micro USB per la carica, ma così ragazzi non è stato. Andando su Google, quindi googlando eccetera, sono risalito questo Samsung Galaxy Note 4 e leggendo un po' di forum su internet sono riuscito a scoprire qual è la causa. Dopo che io avevo acquistato questo telefono e superato per l'appunto i suoi annetti, ha avuto un, diciamo così, tra virgolette, un aggiornamento della KitKat molto pesante. Il che significa che andando per l'appunto ad aggiornare il sistema operativo del telefono, ovviamente mi ha beccato sia la batteria che anche la scheda madre. Quando mi ha beccato la batteria, sono rimasto purtroppo ragazzi senza parole, per il semplice fatto che quando andavo a caricare il dispositivo e andavo a scollegarlo, nemmeno per 5 minuti che lo usavo e la batteria mi andava subito giù, come se non ci fosse un domani. Quindi mi ci sono detto, ma perché? Qual è la causa? Infatti l'ho anche formattato e quant'altro, ma purtroppo ragazzi il problema non se ne andava. E quindi dopo questo tipo di aggiornamento della KitKat, che è veramente molto pesante, andava anche ad influire sulla scheda madre, ovvero continui crash del telefono e continui riavvii del telefono. Quindi mi sono detto, ma che cavolo tiene questo telefono, ma perché? E poi dopo andando a googlando su internet ho scoperto questa cosa. Quindi che cos'è che voglio fare oggi, ovvero che cosa vi voglio mostrare oggi? Allora io qui in tal caso al telefono ho già cambiato il connettore della micro USB, quindi tutto quanto il flat che si trova sotto il telefono. Però comunque sia ragazzi, andando anche a collegare il telefono cellulare sotto carica, purtroppo ragazzi non mi si accende ancora. Quindi che cos'è che potrebbe essere questo tra virgolette problema? Io ragazzi stavo puntando per l'appunto sulla scheda madre. Perché? Perché comunque sia, andando a sostituire la scheda madre, io credo e spero di poter risolvere il problema. Io spero ragazzi, e non vi ho fatto il video quando ho smontato il telefono perché in primis ha richiesto veramente una marea di tempo e in secondis ragazzi purtroppo l'operazione non è andata a buon fine. Se state guardando con la crepa sul display, purtroppo ragazzi è colpa mia. Mentre stavo andando a smontare il telefono ho fatto un po' leggermente troppo forza su questo lato e quindi mi ha crepato il display, ma non è nulla di che, non si sente che è danneggiato poi così tantissimo. Sicuro continuerà a funzionarmi, a parte il fatto che è ancora nuovo il telefono, però comunque sia, se non mi funziona anche il display andrò a cambiare anche il display. Ovviamente questa operazione, come detto, ha richiesto veramente tantissimo tempo e tra l'altro questo telefono purtroppo ragazzi non è che si smonta in 2 secondi. Cosa bisogna fare? Bisogna andare a togliere la cover posteriore, quindi il pannellino posteriore, togliere la batteria, svitare tutte quante le viti che state ben vedendo, togliere anche la S Pen. Quando una volta che avete tolto tutte quante le viti, dovete andare a riscaldare il display sul telefono perché purtroppo ragazzi sotto è incollato con della colla. Quindi mi ci sono detto, ma perché non provare? A parte il fatto che il telefono è mio, non è di nessuno, anche se l'operazione non è andata a buon fine, non è un problema. Perché? Perché se riuscirò per l'appunto a sostituire anche la scheda madre, è fatta. Io spero che sia così. Come vi dicevo, lo schermo
schermo, ovvero il display LCD è incollato su tutta quanta la scocca, quindi anche questa parte qui, questa parte qui di dietro in plastica non è incollata ma è soltanto ad incastri, quindi diciamo che con un po' di leggermente forza sono riuscito ad estrarre questa placca in plastica e sono riuscito ad accedere al flat flex integrato del telefono andando a collegarlo sotto alla scheda madre che si trova su questo lato, quindi parte da sotto qui, fa questo giro e arriva fino a qua, quindi la scheda madre è situata su tutto quanto questo lato, mentre da qui arrivando sotto qui fino a questo lato qui ci sta il flat flex della micro USB per la ricarica. Andando a fare tutta quanta questa manovra di operazione, non operazione, cambiare e non cambiare, sempre con il telefono aperto con la batteria originale, andando a collegarlo sotto carica, purtroppo ragazzi non mi si accendeva questo LED situato alla destra, un altro tipo di sensore, non mi ricordo se è la fotocamera anteriore, oppure la fotocamera anteriore dovrebbe essere questa qui, oppure questo qui mi ricordo che era il LED di notifica, però questa qui non mi ricordo se è per la cosiddetta fotocamera anteriore, non mi ricordo, quindi non fatemi dire una cavolata, perché sono passati ben 4 anni ragazzi che non lo uso più, e quindi ragazzi niente, non ho potuto fare assolutamente niente, quindi operazione fallita, ma io spero, anche perché comunque sia per adesso ha vinto lui, ma se tra qualche giorno andrò per cambiare la scheda madre ovviamente vincerò io. E adesso ragazzi passiamo agli accessori. Mettiamo da parte il telefono e iniziamo con questi utensili. Ora voi vi starete chiedendo, ma che cos'è che ci sta qua dentro? Che cos'è, un portafoglio? No ragazzi, non è un portafoglio. Come potete ben notare, questo qui è un porta cacciaviti, utensili, ecco. Ed eccolo qua, si apre a portafoglio, eccolo qua. E tatac, ed è qui. Abbiamo una piccola tasca per poter mettere all'interno qualche cosa. La confezione è molto molto carina, devo dirlo, in pelle ruvida, mentre qui in pelle liscia, pelle ruvida qui e pelle ruvida anche dietro. Come funziona questo determinato cacciavite? Non so se riuscite a vedere. Eccoli qua, sono veramente minuscoli. Quello che mi serviva a me era un cacciavite a stella da 1.5 mm. Adesso com'è che si estrae? Allora, all'inizio non avevo capito perché bisogna abbassare questo, prendere l'utensile e farlo uscire da sotto. Ed eccolo qua. Come detto ragazzi, guardate un po' quanto è piccolissimo, guardate un po' quanto è piccolo. Lo vado a mettere al cacciavite. Il cacciavite, beh, diciamo che è un cacciavite abbastanza buono, ecco. Anche se questo vuol essere un po' leggermente oleato, ma vabbè. Innanzitutto abbiamo una presa molto molto ergonomica, è in metallo, se così si vuol dire metallo, ma scivoloso, ziglinato ma scivoloso. La parte posteriore gira, come detto, gira, e come mi girano anche a me, il buchino dove va inserito l'inserto del cacciavite. Ed eccolo qua. Non bisogna fare forza, a parte il fatto che vi faccio anche vedere come è fatto anche posteriormente. Eccolo qua sopra, non so ragazzi se riesco a farvelo leggere, ma ci dovrebbe essere scritto 1.2, quindi cacciavite a stella da 1.2 mm, ovviamente stiamo parlando, e senza fare alcuna forza, tacchete che va all'interno, quindi molto molto semplice da usare e mi ha veramente aiutato moltissimo. È di color dorato, un'impugnatura abbastanza strana, non mi ci trovo poi così tantissimo bene con questo cacciavite che si gira anche sopra, non mi trovo assolutamente per niente bene. Ora l'unica cosa ragazzi che volevo dirvi di questo giravite è che tutto quanto il set, che potete ben vedere qui vicino a me, ho pagato ben 7 euro, di cui il link ve lo lascio qui sotto qui in descrizione. Adesso per riuscire a rimetterlo all'interno, vedete che sotto ci sta quella piccola scalanatura, ecco, quello lì all'inizio non avevo ben capito come cavolo si faceva ad utilizzare. Guardate un po' quanto cavolo è fatto bene ragazzi. Dunque, allora, questo qui basta tenere piegato questo qui e dai, no
No, a distanza ragazzi non riesco. Eccolo qua, perfetto. Dovrebbe essere andato. Sì, certo, come no? È andata sta ceppa. Ah, mannaggia la miseria, mannaggia ragazzi, non riesco a farlo entrare perché sono troppo distante. Forse magari così riesco un po' meglio. Ecco, no. Oh, Ciccio, mi hai fatto bestemmia prima quando ho smontato il telefono, invece devi fare bestemmia pure in questo video, mo? Ok, perfetto ragazzi, è andato. Come vi stavo dicendo prima, abbiamo una marea di inserti, quindi tanti, tantissimi inserti, che abbiamo anche quelli là fissi e quelli là a stella molto molto più piccolini. Eccoli qua ragazzi, vedete? E poi abbiamo anche il tipo Torx, che... credo che non ho motivo di spiegarvi che cos'è il Torx, ma è una specie di cacciavite con quelle viti ottagonali o esagonali. Eccolo qua. Quindi sopra abbiamo quelle lì a Torx, mentre sotto abbiamo anche un'altra categoria, ma in più ci dovrebbe essere di questa tipologia anche il Torx, quello là ad Y, oppure no? No, mi sa di no. Ok, e niente ragazzi, questo qui è il set dei cacciaviti, molto molto utile, trasportabile, quindi se lo dobbiamo portare dietro con noi, ovviamente è molto molto utile se dobbiamo smontare qualche cosa. Non siate dei piromani, mo va becca. Ok, mi raccomando ragazzi, non siate piromani con questa roba. E tra l'altro ragazzi, qui dentro abbiamo un'altra cosa, ovvero è una contenente tantissimi accessori per smontare un telefono cellulare. Allora, innanzitutto abbiamo questo astuccio in, diciamo, plastica, ma plastica ruvida. Vedete, è anche bella luccicante. Dovrebbero essere dei rombi questi qua che rompono veramente le perotas, però non so ragazzi se riesco a farvelo vedere in maniera molto molto più dettagliata. Cambia in base alla luce, ci cambia veramente tantissimo. Beh, dai ragazzi, devo dire che è fatta anche abbastanza bene, eh? Allora andiamo ad aprire e all'interno, ragazzi, troviamo una marea di cose, tranne questa qua e più questa qua, ma tra un po' ci arriveremo anche a questi due. Dopo ve li faccio vedere. Allora, io vorrei andare ad estrarre tutto da dentro la confezione, ma sul tavolo qui di sicuro farò un boiato di rumore. Quindi chiedo scudo a tutti se sentite un boiato di rumore. Mettiamo da parte la confezione. Allora, innanzitutto ragazzi, iniziamo con questo qui. Che cos'è? In tal caso è un accessorio per poter smontare le placchette dei telefoni, quindi per estrarre dei componenti oppure magari fare manutenzione al telefono. Non mi ricordo com'è che si chiamano quei cosi per la chitarra, per suonare la chitarra, non mi ricordo com'è che si chiamano, ma sono più o meno la stessa identica cosa di quelli, ma soltanto che questi qua si usano per poter smontare i telefoni cellulare. Quindi passiamo avanti. Questo qua dopo vi spiego che roba sia, perché sono rimasto anche di stucco anche io. Mettilo qua. In primis abbiamo questo utensile che serve a smontare le scocche dei telefoni o di qualsiasi altra cosa. Allora, come potete ben notare, sia da un lato anche dall'altro, ragazzi, abbiamo le doppie estremità un po' leggermente inclinate per poter smontare le scocche dei telefoni. Molto molto utile, ma anche leggermente scadente come materiale. Il materiale è duro, però a lungo andare questa parte qui, non so ragazzi se riuscite a vederla, vedete quella parte lì? Questa qui a lungo andare si potrebbe andare a rovinare, ma vabbè, questi sono dettagli. Passiamo avanti. Questi bellissimi amichetti che state guardando qua dentro sono gli stessi di quelli là che vi ho fatto vedere prima, ma in un'altra confezione. Io non ho acquistato questi accessori per cacciavite più utensile, ma li ho acquistati semplicemente per gli utensili in plastica per poter smontare il telefono, perché i cacciaviti sono buoni. Mentre questi qua, ragazzi, come potete ben notare, sono sempre dei cacciaviti, però sono soltanto a Torx, quindi niente di che. Poi dopo, ragazzi, ve li faccio vedere un po' più da vicino. E sono contenuti in questa confezione di plastica. Mentre questo qui è il suo bellissimo cacciavite nero e arancione. Però l'unica cosa, ragazzi, che non ci ho fatto caso io, oppure magari non lo so, che purtroppo quegli inserti là non ci vanno qua dentro. Molto molto figo, devo dire, è della Vastar.
va a star molto molto bello. Anche questo qui si gira ma non cigola. Impugnatura molto ergonomica, in plastica di ottima tenuta. Sto parlando per l'appunto dell'impugnatura, che poi ovviamente è un cacciavite come tutti quanti gli altri. Molto molto carino, ragazzi, eh. Passiamo avanti. Questo qui, ragazzi, l'ho adorato veramente tantissimo. In primis c'ha la forma del pesce, quindi non pensate male, ragazzi, e non pensate male, ma è così. Ha una forma di un pesciolino, ecco, fa questo, ecco, vedete, gira la rotellina qui davanti. Giriamolo ed eccolo qui, Roller Opening Tool. Serve come quell'altro, però questo qui ha rotellina, che posso tagliare a pizza, se proprio proprio vogliamo dirlo. E quindi questo qua mi dà la possibilità di poter rullare, non le sigarette e nemmeno le canne, ma di rullare sulla scocca del telefono e andare ad aprirlo. Ed eccolo qua. Guardate un po', non è nemmeno tanto tanto tagliente, ragazzi, è veramente fatto benissimo, e non dico certo di no. Ovviamente plastica dura, stiamo parlando di una plastica molto molto dura, ragazzi. Passiamo avanti. Che cos'è questa roba? In primis lo posso considerare come un cucchiaino per il caffè, per girarci il caffè, ma tra l'altro è una paletta in metallo sottilissima, zigglinata, sempre per poter aprire le scocche dei telefoni. Allora vi faccio vedere un po' più da vicino, guardate un po' com'è che è fatta, è piatta, non ha nulla di che, è semplicemente piatta. Di materiale, devo dire, forse spero, molto molto elegante come materiale. Guardate un po', è sottilissimo per davvero, ragazzi, guardate un po', è veramente una maniera incredibile per come è sottile. Ma ribadisco che ci posso girare il caffè, quindi devo provarlo, devo provarlo. Questo qui lo ritengo molto 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 utile. È una ventosa con la solita spina per poter estrarre le SIM da dentro i telefoni, quelli lì moderni. Niente, è una semplicissima ventosa già usata sul mio telefono e questa qui è la spina, nulla di che, nulla di che. Ci posso appendere, non so, magari forse i tovaglioli per pulirci la cucina, ecco, tutto qui. Ecco. Come potete ben notare, ecco, dopo vi faccio vedere pure questa cosa. Passiamo avanti. Questo qui, ragazzi, è la semplice e stessa cosa di quello lì che avete visto prima, soltanto che questo qui c'è un'impugnatura molto molto più ergonomica ed è molto più lungo. Sto parlando dell'utensile, è sempre la solita e identica cosa. Guardate, è sempre incavato. Per poter smontare le scocche dei telefoni. Molto intuitiva come cosa, devo dire, eh? Poi abbiamo un semplice pennello. Qualora non riuscissimo ad arrivare alla pulizia dei nostri dispositivi con della carta o con del cotton fioc, possiamo fare l'uso di questo pennello. Pennello plasticoso, devo dire, però con la parte anteriore, i baffi, io li chiamo i baffi, molto molto duri, devo dire. Quindi perciò se ci voglio pittare qualche cosa posso anche farlo molto molto bene. Allora, no, non so da quanto potrebbe essere perché non c'è scritto la misura, però ragazzi, dai su, è fatto veramente benissimo. Beh, dai su, nulla da dire. Passiamo avanti. Allora, questa qui, ragazzi, è una semplice pinzetta. No, 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 non la pinzetta per toglierci le sopracciglia, mi raccomando. Ma una semplice pinzetta per togliere viti o quant'altro. Guardate un po', ragazzi, è fatta anche essa benissimo. È piatta, guardate, con le punte argentate ed è tutta nera. Eccola qua, in tutta la sua bellezza. È materiale metallo, ecco, diciamo così, metallo, che poi di sicuro sarà un metallo scadente. E ha anche un codice qua dietro. Scusate perché era al rovescio. Scusate che ve la faccio vedere meglio, ed eccolo qui, è SD 12. Niente, ragazzi, una semplicissima pinzetta per poter togliere viti minuscole o per mettere viti minuscole o magari per staccare qualche connettore, eccetera, eccetera. Molto molto utile, molto molto utile. Anzi, aspettate, va. Devo mettere il tappino che in profondità della videocamera, benedizione, non si vede niente. E poi, tra l'altro, abbiamo una specie di pennino, che poi non è un pennino, ma è semplicemente come gli altri, soltanto che è piatto. È piatto da questa parte, ma è appuntito come una siringa, veramente
da farsi male, ragazzi. Farsi male sia con questo che anche con questo. Come potete ben notare, questa roba qui me l'ha fatto il signorino. Mentre stavo aprendo il telefono, ho fatto questa manovra. Quindi, facendo questa manovra, zacchete che mi ha beccato giusto qua. Vabbè, però comunque sia, ragazzi, non è una ferita da ospedale, quindi non è niente di che. E l'unica cosa, ragazzi, di questa cosa è molto piatta, però è veramente come una ricotta, raga. Se fa veramente come una cavolo di ricotta. Guardate qua, raga. Guardate un po' qua, ragazzi, come cavolo è fatto a schifo. È fatto veramente malissimo, non dico certo di no, però comunque sia, ragazzi, lo potevano fare anche un pochino meglio. A parte il fatto che comunque sia è già andato a rovinarsi perché già tutto quanto ho mangiato è di materiale scadente, ragazzi, quindi che cosa pretendete da una roba del genere? Ribadisco che è molto molto utile, è molto molto utile. Vi volevo parlare di questa roba. Come state ben leggendo anche voi, non so se lo riesco a farlo vedere in camera, abbiamo la scritta magnetizzazione che si trova sotto, mentre sotto qui, mentre sopra demagnetizzazione. Che cosa significa? Significa che io nella parte di sotto posso andare a magnetizzare la punta del cacciavite, quindi andare a prendere la vite senza farla cadere. Mentre se lo giro in questa maniera qui e riporto il cacciavite all'interno della demagnetizzazione, vado a la punta del cacciavite. Queste cavolo di parole non mi escono, troppo difficili, troppo difficili. Non è che non so l'italiano, però comunque sia. Bando ai scherzi e lasciate fare. Questo qua, ragazzi, lo trovo molto 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 utile, quindi veramente utilissimo sia per andare a svitare viti, ma anche per poter magnetizzare per l'appunto i cacciaviti. Molto 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 utile, devo dirlo, eh. E adesso passiamo ad un'altra cosa, ovvero questo qui. Che cos'è questo qui? Allora, innanzitutto, ragazzi, questo qui è il flat originale micro USB del telefono cellulare Samsung Galaxy Note 4. Lo vado a tirare fuori, almeno così lo potete vedere meglio anche voi da dov'è che si trova l'apertura. Eccola qua. Mamma mia, oh, a guardare da dentro la videocamera non è una buona coscia, ma mi ci devo fare l'abitudine anche io. Dai, forza, ed esci fuori, esci fuori. Sì, non esce fuori perché comunque sia è adesivo, quindi va ad attaccarsi in ogni dove non si deve attaccare questo benedettissimo coso. E dai, caro signore, scusi, che cos'è? Allora, ragazzi, dicevo, questo qui è quello lì originale della Samsung. Vi posso far vedere. SMN910 sub USB REV 0.9GKM 14910 REC 4. Sì, REC 4, diciamo REC 4, è un TRE4 per il telefono. Quindi all'inizio io credevo che fosse il flat flex della ricarica, ma così, ragazzi, non è stato. Per chi si stesse domandando che cosa sono questi e questo, queste due parti sono i due tasti touchscreen, dove si illumina la freccia per poter ritornare indietro, che si trova su questo lato, mentre questo qua è il multitasking per poter cancellare tutte quante le applicazioni aperte, che si trova alla sinistra, mentre questo qui va collegato sotto la scheda madre. E ovviamente questi qua sono i due buchini per poterlo avvitare sulla scocca in plastica, mentre da dietro niente. L'unica cosa che c'ha questo qui, questo flat flex, scusate il focus, questo qui c'ha, non so se riuscite a vederli perché sta cavolo di videocamera purtroppo è quello che è. Come potete ben notare, queste due parti, una qui e l'altra, scusatemi il dito, ed un'altra qui, sono le antenne del wifi, quindi vanno collegati sia sulla scheda madre che sul flat flex. All'inizio potevo pensare che fossero questi due scollegati, ma intanto non erano scollegati. Quindi niente, ragazzi, questo qua è il flat flex originale della Samsung.
e lo vado a mettere qui prima che mi si rompe, mentre questo qui, senza che lo vado a tirare fuori perché è lo stesso, mentre questo qui, ragazzi, è il Flat Flex, sempre della Samsung Galaxy Note 4, ma diciamo tra virgolette un clone, non è l'originale, però comunque sia, ragazzi, come pezzo di ricambio va bene, quindi ne ho acquistati due, quindi come pezzo di ricambio, come detto prima, va più che bene. Niente, ragazzi, io come detto credevo che fosse questo qui, ma intanto non è questo qui, e quindi devo per l'appunto andare ad acquistare per l'appunto la scheda madre. Niente, ragazzi, allora io concludo qui questo video, spero innanzitutto che vi sia piaciuto, e se così, mi raccomando, vi invito a lasciare like, a commentare questo video, ad iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Vi vorrei ricordare anche qui in fine video che qui sotto qui in descrizione trovate il link del Flat Flex, se qualcuno magari di voi sta andando alla ricerca di queste cose. 2. Vi lascio il link qui sotto qui in descrizione del set di giraviti. Numero 3, vi lascio il set per riparazione dei telefoni. Più di questo, ragazzi, non so che cosa dirvi. Niente, ragazzi, noi ci si becca molto presto con un prossimo video. Un'altra cosa, prima di concludere questo video, se l'operazione andrà a buon fine, vedrete questo telefono di nuovo funzionante. Ciao ciao, ragazzi!